Alma Fisio, curare, non trattare. È arrivata la quarantena, tutti preoccupati per il lavoro, per i bambini, per i nipoti. E ai nonni chi ci pensa? Ci penso io, non vi preoccupate. Oggi vi farò vedere una serie di ginnastiche, di esercizi da fare comodamente a casa vostra, nella vostra cucina, per iniziare, per sgranchirvi un po'. Lo sappiamo tutti, no? Fanno bene alla salute, evitano le cadute, evitano l'osteoporosi, ma soprattutto in questo periodo che magari anche di umore siete un po' giù, vi aiuteranno a sentirvi meglio e ritornare ad essere sicuri di voi stessi e più sereni. Iniziamo subito, per cui partiremo con degli esercizi leggeri per sgranchirci un po' da seduti, per poi fare delle cose leggermente più intense che vi faranno stare bene e rinforzare un pochino i muscoli. Buon lavoro! Eccoci qua, mettiti pure comodo su una sedia, iniziamo a sgranchire un po' la parte alta, il collo e le spalle, andiamo a fare dei cerchi con le spalle, ampi, belli comodi, tenendo la testa rilassata e ruotando bene, li porto bene avanti, poi bene indietro, avvicino bene le scapole. Aiutiamoci col respiro, inspiro sulle spalle, espiro giù le spalle. Inspiro, espiro, movimenti dolci e rilassati. Oh, bene, continuando a respirare profondamente, quando inspiro ruoto la testa a destra, espiro ritorno in centro. Inspiro sinistra ed espiro in centro, dentro l'aria destra, fuori l'aria centro, dentro l'aria sinistra, fuori l'aria centro. Inspiro orecchio verso la spalla, espiro ritorno, inspiro cambio e ritorno. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, e 4. Inspiro guardo in alto, questo piano piano, se vi gira la testa lentamente, ed espiro rilasso, sguardo verso le dita dei piedi, lasciamo proprio stirare bene tutta la schiena. Inspiro su ed espiro giù. Inspiro su ed espiro giù. Inspiro su ed espiro riposo. Ok, andiamo ad allenare adesso gli occhi. Questa è una delle cose più importanti, perché tanti di voi a questa età iniziano a vedere poco, a vedere male, a perdere la coordinazione e l'equilibrio. Tenere in forma gli occhi è necessario. Quindi tengo la testa ferma e inizio a guardare a destra e a sinistra. Sono solo gli occhi a muoversi. Cerchiamo proprio come se volessimo guardarci dietro la schiena, ma senza muovere la testa. In particolare chi ha dolori al collo vedrà che non riesce a tenere la testa ferma. La continua a muovere. Quando muove lo sguardo a destra, anche la testa si muove. Sforzati di tenerla ferma e muovi solo gli occhi. E poi cambio, guardo in alto e in basso. In alto al soffitto, in basso le punte dei piedi. Soffitto, piedi. Soffitto e piedi. E da qui facciamo dei bei cerchi, in senso orario, più ampi possibili. Guardo tutta la stanza. Senza fretta, ma andando bene fino in fondo.
su bene in alto, bene a destra, in basso e a sinistra. E poi senso contrario, in alto, sinistra, in basso, destra. Benissimo, così. Ok, benissimo. Andiamo a allenare adesso la capacità di messa a fuoco, importantissima. Pollice avanti, il mio sguardo è sul pollice, metto a fuoco il pollice e poi metto a fuoco un punto dietro al pollice, in fondo, sulla parete. Sguardo al pollice, sguardo a un punto dietro al pollice. Pollice, dietro. Così, e passo dall'uno all'altro. Dall'uno all'altro. Più veloce lo facciamo, meglio è, ma se fai fatica, non avere fretta, fallo col tuo tempo, coi tuoi ritmi. Questa è una ginnastica che tutti dovrebbero fare, fa molto bene, non ci sono rischi, non ci sono pericoli. Ok, finito questo, andiamo a sfregare bene le mani, più forte che possiamo. Sentiamo bene calde le mani. E una volta che sono belle calde, le appoggiamo sugli occhi per farle rilassare. Oh, facciamo un bel respiro profondo. Anche due. Oh, perfetto. Andiamo a muovere un po' le braccia. Rilassiamo le braccia. Andiamo mano sulla spalla controlaterale. Mano destra, spalla sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai che andiamo, 8, 9, 10, mano dietro la testa, 1 e poi dietro la schiena, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e riposo. La mano sinistra dietro la spalla destra, la mano destra dietro il gomito, lo spingo indietro. Tengo 5 secondi, 3, 4, 5, cambio, mano destra dietro spalla sinistra, mano sinistra dietro il gomito, spingo indietro, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, bravissimo. La mano sinistra sulla spalla sinistra, la mano destra sotto il gomito, lo spingo il gomito verso il soffitto. 1, 2, 3, 4, 5, riposo. Cambio lato, mano destra, spalla destra, su. 1, 2, 3, 4, 5, riposo. Sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, riposo, e destra, 1, 2, 3, 4, 5, benissimo, mani, dita incrociate, su e giù, 1, 2, 3, 4, 5, braccia avanti, apro e chiudo le mani, 1, 2, 3, 4, 5, faticosissimo, 6, 7, 8, 9, 10, bravo, questo era bello tosto,
scranchiamo ancora un po' le spalle, facendo dei cerchi, riposiamo un po' schiena, spalle, e poi da qua apro in fuori, uno, e apro e chiudo le mani, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Benissimo, riposo. Ok, adesso passiamo ai movimenti della schiena, andiamo a sgranchire un po' la schiena. Iniziamo semplicemente andando a inspirare e petto in fuori, e poi fuori l'aria e mi lascio cadere sulla sedia. Inspiro su, espiro cado, giù, inspiro su ed espiro giù, e su e poi giù. Ritorniamo alla posizione di partenza, le braccia rilassate, e inspiro, poi fuori l'aria, scendo con la mano destra verso il pavimento, inspiro, salgo, espiro, scendo dall'altra parte, inspiro, salgo, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espiro. Dai, ancora uno, inspiro ed espiro e inspiro, riposo. Andiamo adesso ad aggiungere le rotazioni. La mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro e guardo dietro la schiena. Uno, fuori l'aria, ritorno, mano destra sul ginocchio sinistro, inspiro, giro, espiro, torno. Cambio, inspiro e torno, e inspiro sinistra e torno, destra, torno, sinistra e torno. Andiamo qui a portare il ginocchio destro al petto e rilasso, inspiro sul ginocchio sinistro e rilasso, destra, rilasso, sinistra, rilasso, destra, rilasso, sinistra e riposo. Andiamo adesso a scendere lentamente fino a toccare il pavimento, rilassiamo bene la schiena e poi torniamo su, inspiro e torno su, faccio un respiro profondo, fuori l'aria scendo, tocco il pavimento e inspiro, ritorno e fuori l'aria, riposo, dentro l'aria e fuori l'aria scendo, inspiro e riposo, inspiro, riempio il petto, fuori l'aria scendo, inspiro, torno su ed espiro, riposo. Con tutte e due le mani andiamo a abbracciare la gamba sotto la coscia, sotto il ginocchio, e da qui andiamo a stendere la gamba e piegare. Uno, due, tre, quattro, cinque, cambio. Uno, due, tre, quattro, cinque, rilasso le gambe, stendo la gamba dritta, andiamo a muovere la punta del piede su e giù. Uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, su e giù, 1, 2, qua molto utile perché le caviglie gonfie, chi ha sempre pesantezza ai piedi, le gambe stanche, aiutiamo con la pompa muscolare a sgonfiare le caviglie, su e giù bene con le punte dei piedi, bravissimo. Poi mi metto un pochino più avanti sulla punta della sedia, il ginocchio sinistro lo porto verso la caviglia destra e torno su e poi cambio. 2. Da un lato, dall'altro. Da un lato, dall'altro, dal lato e riposo. Oh, perfetto! Adesso che abbiamo sgranchito un po' tutto il nostro corpo, passiamo a degli esercizi che vanno a stimolare un pochino la forza muscolare, che è uno dei parametri più importanti per evitare di cadere e evitare l'osteoporosi. Ok? Iniziamo quindi, non saltare questo esercizio, ne è tra i più utili. Sono qua, mani sulle ginocchia, su, 1. Scendo lentamente, sfioro la sedia e torno su di nuovo, 2. Appoggio. 3, 4, 5, dai che ce la fai, 6, 7, non mollare, 8, ancora un ultimo sforzo, 9, e 10, bravissimi. Ok, da qui o ti giri e ti metti dietro la sedia, o se sei in cucina puoi benissimo usare la cucina, appoggiarti, che è ancora più comodo. E cosa facciamo? Andiamo sulle punte dei piedi. 1, 2, 3, 4, guarda che bel sole che è uscito, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nonostante la quarantena vedo gente andare in giro da tutte le parti. E poi su come se fossimo facendo una marcia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui andiamo a portare la gamba indietro e in fuori, in questo modo, 1, come se stessimo sciando o pattinando sul ghiaccio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio, 1, 2, 3, 4, 5. Dimenticavo, metti un pollice in su se ti piace il video, iscriviti al canale. 9, 10. E finiamo con un po' di piegamenti. Da qui allargo le gambe un pochino più larghe rispetto alle anche. Mi piego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Alla grande, bravissimo, ce l'abbiamo fatta. Come ti senti? Come vanno le cose? Vero che sei subito meglio? Ti senti bene? Ok. Cosa fare adesso? Tutte le mattine svegliati, magari una colazione leggera e poi 20 minuti di esercizi che ti faranno stare bene e che ti terranno in movimento.